grande l'attrazione e la voglia di ritornare in contesti che siano più vicini al normale modo di vivere dell'uomo, meno stressanti, meno impegnativi, meno costantemente sollecitati. Ed è quindi in questo periodo, in questi ultimi anni, grande l'attrazione della montagna da parte di tanti giovani. Tanti stanno tornando, tanti vorrebbero tornare, ma la cosa che manca spesso è il come e in che modo finanziare eventuali attività nei territori montani per poter vivere poi in montagna. Abbiamo intervistato l'assessore regionale all'agricoltura Simona Caselli che dice che in effetti conferma questo trend di tanti giovani che vogliono tornare in montagna. Infatti i bandi usciti in passato per i nuovi insediamenti di giovani agricoltori in montagna hanno avuto un grandissimo successo. Sono stati affidati tutti i finanziamenti per quel che riguarda il nuovo insediamento, per invece i finanziamenti ulteriori non tutti sono stati possibili, è stato possibile erogarli perché erano davvero tantissimi. L'opportunità si presenterà anche in futuro, comunque vi lasciamo alle parole dell'assessore Caselli. Un'opportunità per i giovani che vogliono sviluppare l'attività agricola in montagna è quella relativa ai fondi per i nuovi insediamenti e siamo con l'assessore regionale Simona Caselli a cui chiediamo cosa consistono, cosa finanziano e dove si può trovare modo di accedere a questi fondi e in che modo. Ma noi facciamo dei bandi perché abbiamo una misura nel piano di sviluppo rurale che prevede appunto 100 milioni di euro che sono destinati ai nuovi insediamenti. È previsto un bando tutti gli anni perché possono accedere i giovani fino ai 40 anni di età, che però non devono avere già fatto un'attività agricola, quindi devono essere nuovi in entrata per l'agricoltura e devono mettersi un'azienda in cui loro hanno il controllo dell'azienda. E quindi non una simulazione di impresa giovane, ma un'impresa veramente giovane. In questo caso viene dato un contributo di avviamento di 50.000 euro in montagna, 30.000 euro in pianura, a cui poi si può aggiungere, se ritenuto opportuna, una facilitazione sugli investimenti che può coprire fino al 50% degli investimenti. Cosa coprono come investimenti? Trattori, attrezzature, Sì, quello che c'è. attrezzature, quello che è necessario nell'ambito del piano dell'impresa, naturalmente. C'è una lista Esperienze già di di successo o investimenti. su cosa si sono Dunque, mosse? noi abbiamo già fatto tre bandi che hanno avuto un successo enorme, siamo sempre riusciti a coprire le quote del contributo di insediamento che quindi abbiamo dato a tutti i richiedenti ammissibili, invece non siamo sempre riusciti a coprire quanto ci veniva chiesto sugli investimenti perché ci hanno chiesto molto di più, il che peraltro è anche un buon indicatore della volontà di investire in questo settore da parte degli C'è un progetto che gli è insediatori. rimasto più impresso per la qualità e per il successo magari anche economico, di sostenibilità economica, per questo è il problema più In grosso. realtà arrivano progetti di ogni tipo, sono stati fatti. A me rimane impressa la capacità di innovazione dei giovani perché fanno cose un po' diverse. Tipo? I fiori edibili, le zucche giganti, si lavora sugli asini, sui luppoli autoctoni. C'è una enorme capacità di cogliere anche il legame da un prodotto che magari comincia agricolo, come può essere l'allevamento di una pecora e poi finisce nella filiera del cashmere. Oppure prodotti che vanno verso la cosmesi o verso alimenti funzionali, cioè quindi c'è una attenzione a proporre cose che sono nelle corde della nostra agricoltura da sempre, per cui ci sono giovani che si insediano per fare parmigiano reggiano, frutta, eccetera. Però ci sono anche giovani che si insediano e mettono nel loro piano produttivo delle cose anche molto Dove particolari. possono trovare il bando? Sul sito della Vanno regione? naturalmente sul sito della regione, poi i bandi quando escono vengono pubblicizzati sia a livello locale e naturalmente come riferimento noi diamo sempre i centri di assistenza agricola delle associazioni e i nostri uffici territoriali, le ex province, insomma, per Ok. capirci, che uno trova normalmente dove erano prima e che hanno tutto il materiale disponibile, però naturalmente su internet è disponibile tutto sul sito della regione.